Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il delizioso baccalà al forno. Per chi non sapesse cos'è il baccalà, cioè lo stoccafisso, ora vi raccontiamo un pochino di storia. Andiamo con ordine. Era lontano 1431, quando il capitano di una nave, Pietro Querini, stava trasportando il suo carico di malvasia in Italia. Durante il viaggio però ci fu una grande tempesta, la nave affondò e l'equipaggio fu trasportato fino in Norvegia, nelle isole di Lofoten. Lì trovò un grandissimo popolo di pescatori che cucinava questo pesce particolare essiccato. Pietro Querini si innamorò del sapore di questo pesce e decise di portarne un po' anche in Italia. Da quel giorno l'Italia è l'importatore circa il 90% di tutto il baccalà del mondo. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara questo delizioso pezzo di storia. Per questo delizioso pezzo di storia ci serviranno 850 g di stoccafisso di qualità ragno. Per ottenerlo l'abbiamo lasciato 3 giorni e 3 notti in una ciotola contenente acqua fredda e l'abbiamo messa in frigo. Poi la cambiavamo ogni 6 ore così il baccalà aveva tempo di reidratarsi e di mandare via il sale. Fatto ciò l'abbiamo tagliato in pezzi, l'abbiamo pesato e misurava esattamente 850 g. Poi 200 g di pomodori datterini. Un po' di origano, ovviamente siciliano perché è il migliore, 3 piccoli spicchi d'aglio, 20 g di capperi, 30 g di olive taggiasche, un quarto di bicchiere di vino bianco, olio extravergine di olive ed infine un pochino di pepe. Per prima cosa prendiamo una bella pirofila di vetro e ci versiamo sopra un filino d'olio. Poi aggiungiamo anche il nostro baccalà, non c'è una regola precisa per mettere gli ingredienti. Li disponiamo completamente a caso. Ok, a questo punto non ci rimane altro che aggiungere i nostri pomodori che abbiamo già tagliato in quattro. Molto bene. Fatto ciò, aggiungiamo anche le nostre olive. Gli ingredienti li spargiamo dappertutto, così riusciamo ad avere un certo sapore in tutte le parti. I capperi. L'origano, quello siciliano, ragazzi vi dico che si sente un profumo veramente inebriante perché è proprio quello originale buono. Aggiungiamo anche il vino. Il pepe. E ora non ci rimane altro che schiacciare leggermente i nostri spicchietti di aglio. E li aggiungiamo al nostro baccalà. Ora mescoliamo per bene tutti gli ingredienti così si amalgamano per bene. Ora non ci rimane altro che cuocere il nostro baccalà. E lo cuociamo a forno ventilato, 180 gradi, per 20 minuti. Poi ci rivediamo per l'assaggio. Ma guardate com'è venuto bene il nostro baccalà al forno! Ok ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio. E adesso ci gustiamo questa delizia di un baccalà al forno. Assaggiamo. Ragazzi, è spettacolare, veramente. C'è il baccalà che ha mantenuto la sua bella polposità. Dopo ci sono i pomodori, i capperi e le olive che hanno dato questo gusto in più al baccalà senza assolutamente sovrastarlo. Tutti gli ingredienti hanno un equilibrio perfetto e questo piatto è veramente leggerissimo. Insomma, è una delizia assolutamente da provare!
Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!